Io sono il professor Domenico Ferro, sono nato a Roma il 19 giugno del 1957, mi sono laureato nel 1983 all'Università La Sapienza di Roma con 110 su 110 con lode. Dopo sono rimasto dal 1981, sono interno, sono 40 anni nella prima clinica medica dell'Università di Roma La Sapienza, in cui mi sono specializzato nel 1988 in medicina interna con 60 su 60 con lode. Dopodiché sono sempre rimasto nella clinica medica prima dell'Università di Roma, ho fatto due esperienze come ufficiale medico dei carabinieri e poi come medico della polizia e poi dal 1 ottobre 1990 sono strutturato come professore dell'Università di Roma La Sapienza in medicina interna e lì sono anche dirigente medico di primo livello presso il reparto dell'azienda Policlinica Umberto I. I miei interessi prevalenti sono rivolti alla cardiologia, io mi occupo di fibrillazione atriale, di scompenso cardiaco e in particolare del seguire i pazienti con cardiopatia ischemica, quindi infarto o angina o scompenso cardiaco. Un altro mio campo di interesse è quello delle malattie del fegato, in cui ho lavorato per tanti anni, il seguire pazienti con epatite o cirrosi epatica. Attualmente mi occupo in prevalenza di pazienti affetti da diabete o da alterazione dei lipidi nel sangue, quindi ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia. Ho per questo un ambulatorio dedicato in cui lavoro 3 volte a settimana, in cui afferiscono pazienti diabetici o dislipidemici, in cui noi seguiamo nel tempo l'andamento. Io sono autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche sull'argomento della medicina interna, della cardiologia e dell'epatologia. E sono topic editor di una rivista internazionale che si chiama Nutrients e sono topic editor di un'altra rivista internazionale che si chiama Hepatoma Research. Il mio H-index, che comprende le citazioni in cui la letteratura internazionale si occupa di me, ammonta a circa 31 e questo dà testimonianza del mio valore scientifico nella comunità internazionale. Sono stato relatore a numerosissimi congressi nazionali e internazionali. Sono vincitore del premio a Tokyo nel 1984 per trombosi e emostasi e vincitore del premio nel 1999 a Roma, sempre per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. Volevo aggiungere che io sono veramente felice di essere qui a Tirana, nell'ospedale Salus, che ho trovato veramente fonte di ispirazione per quanto riguarda la mia professione medica. E quindi vi aspetto nel mio ambulatorio di cardiologia, di epatologia e di medicina interna per fare la vostra conoscenza.